Ciao a tutti, buon inizio settimana. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di vendere i nostri oggetti usati, gli oggetti che non usiamo, che non ci interessano, insomma quelli che ogni tanto ci viene da dire, ma quasi quasi li metto su eBay. Benissimo. Allora, eBay per dirne uno, perché abbiamo eBay quello tradizionale, diciamo costoso per mettere gli annunci, eBay annunci che è gratuito e subito. Punto it, che anche quello è gratuito. Ora tenete conto che eBay con lo pagamento che prende delle commissioni due volte, tra l'altro, beh, lo vedono in tutta Italia, anche all'estero. Insomma, è tosto veramente se volete vendere qualcosa. Se invece comunque non volete spendere nemmeno un euro e volete provare anche a vendere in zona, usate tranquillamente eBay annunci. Eccolo qua. Il sito è annunci.ebay.it oppure, come vedete qua, www.subito.it. Fanno anche molta pubblicità in televisione. Allora, fatelo però attenzione, perché anche qua la fregatura è dietro l'angolo. In che senso? Siete voi che vendete? Com'è che vi fregano? Allora, io non molto tempo fa ho messo due inserzioni su subito.it. Premetto, questa cosa capita anche se magari la mettete in altri siti tipo eBay e eBay annunci. Quello capita, non è solamente su subito.it che capita, però mi è capitato lì e quindi prendiamo questo come esempio. Ho messo due annunci completamente diversi uno dall'altro. Eccoli qua. Una è, non so perché non c'è la foto, vabbè, antica macchina da cucire, fine 1800. Tra parentesi, se mi interessa contattatemi. Ok? E poi una struttura d'arredamento Caimi Darwin, quella che ho qua in negozio. Capirete che sono due cose completamente diverse, no? Tra parentesi, qua parlo anche, dico anche, non spedisco viste le dimensioni, eccetera, eccetera, macchine da cucire, beh, capirete che non è che posso metterle in un pacchetto, comunque due cose completamente diverse. Il giorno stesso, visto come mi sento durante la settimana, ecco, non spaventatevi dalla revolverata, mi è arrivata un'email. Mi è arrivata questa posta, guardate. Allora, dal signor Rull mi arriva un messaggio sia per la macchina da cucire, sia per la struttura, l'arredamento. E un'altra da signor Julien, pensa un po', sempre per la struttura, l'arredamento, che per l'antica macchina da cucire. Allora, vediamo un po' il signor Rule cosa ha scritto. Ha scritto per la macchina da cucire: sono interessato, è disponibile, prezzo finale, spazio, tre punti interrogativi. Lasciamo perdere la punteggiatura. Vabbè. Cosa mi ha scritto invece relativamente alla struttura d'arredamento? Che stranezza, eh? Sono interessato, è disponibile, prezzo finale, tre punti interrogativi. Vabbè, metti che è un entusiasta, vuole comprare tutto. Ok. Mettiamola così. Andiamo a vedere il signor Julien cosa mi ha scritto relativamente alla struttura d'arredamento. Sempre disponibile, spazio, due punti interrogativi. Relativamente invece all'antica macchina da cucire, sempre disponibile, due punti interrogativi. Allora, se vendete solamente un articolo, magari non ci fate caso. Però se vi arrivano due messaggi istantaneamente, insomma, che vi possono lasciare qualche dubbio, specialmente la persona che non vi sembra che siano nemmeno italiane, beh, insomma, io vi posso dire, io ho mandato una mail dicendo, certo, è disponibile, però non pensate di essere, insomma, di fregarmi. Perché cosa succede? Allora, prima di tutto andiamo a vedere se per sbaglio, allora, questo Rule, signor Rule, ecco qua, Julien mi ha risposto. Allora, per l'antica macchina da cucire mi ha scritto. Allora, ciao signor barra signora, sono sempre interessato, visto che siamo attualmente in spostamento per una ragione professionali, vi invierò il vostro denaro per bonifico bancario, poiché è il più rassicurato e l'affidabile, affinché allacciamo insieme senza rischi. Sarò la vuol dire, vabbè, per il recupero del
oggetto. Una volta che avrete i fondi sul vostro conto bancario, il mio spedizioniere si renderà al vostro indirizzo. Tengo a precisare che tutte le spese di trasporto, spese di aggiudicazione, saranno a mio carico personale. Per favore, se siete d'accordo con me per il pagamento per bonifico bancario, vi chiedo di voler ritirare l'avviso sul sito www.subito.it, poiché mi impegno a comprarlo. Potrei avere il prezzo, il vostro prezzo finale? Cordialmente. Ok. Così andiamo a vedere cosa mi ha scritto invece per la struttura d'arredamento. Che faccio, la rileggo? È identica. Cosa succede in questi casi? Dite, beh, questo vuol pagarmi, vuol darmi i soldi, quindi cosa rischio io? Prima di tutto, vabbè, dareste le vostre coordinate bancarie, e questo ovviamente ve lo sconsiglio fortemente. Poi vi potrebbe capitare, come mi è capitato a me, quando avevo messo, mi sembra, da vendere sempre la stessa struttura, adesso non ricordo. Andiamo a vedere un secondo, mi fermo, rieccomi qua. Allora, sì, avevo cercato sempre di vendere un complemento d'arredo Caini. Questo qua mi scrive, però mi dice da quant'è che ce l'ho e quanto sono disponibile a spedirglielo, a farglielo pagare in euro. Già sto qua, John Cole, ma da cosa vuoi da me? Vabbè, ho scritto che è ingombrante. E ci scrivo che ce l'ho da circa 10 anni e voglio 1200 euro. Ma ovviamente, ma potrei essere anche, diciamo, contento se ne riesco a farne 1000. Non lo spedisco, certamente, è troppo grande. Dove si è? Dove sei? Dove ti trovi? È questo. Grazie per la vostra risposta. Questo chiede subito le mie coordinate PayPal e mi paga direttamente. Ha bisogno di sapere il mio indirizzo PayPal e il costo. Quando? Allora, oppure se gli mando una richiesta PayPal, che una volta che la riceve lui paga. Ha bisogno anche del mio indirizzo di casa per l'articolo, perché verrà preso in consegna dallo spedizioniere. Boh, io gli rispondo. Allora, nome Melo, cognome, vabbè, lasciamo perdere. Me le ho già intagliate, era un po' una presa per il... Vabbè, un po' volgare, lasciamo stare. Ok, e gli ho dato tutto. A un certo punto mi arriva. Vediamo un po' meglio. Ecco qua, una mail da PayPal. Dice ok, che praticamente mi dice che questo qua mi regala altri 300 euro per lo spedizioniere, mi dà l'indirizzo in America, eccetera eccetera, e cliccare qua per... però c'è un piccolo particolare, guardate un po' qua, service PayPal, l'indirizzo è wireonlineassistant@mailtoworld.com. e cos'è PayPal? Ma per favore. Poi subito dopo, guarda che strano, guarda come sono fortunato, mi dice che mi confermano che ho ricevuto 1550 euro sul mio conto PayPal. Fantastico! Dice, al momento in attesa, aspetto il pagamento, aspetta praticamente la compagnia di trasporto, che insomma da c'entra, vabbè. Sempre ovviamente il wireonlineassistant@mailtoworld.com. Sempre lo stesso giorno, ma queste mi arrivano sembrati proprio a valanga lo stesso giorno, mi dà un'altra conferma che l'ho ricevuto. Tra l'altro non capisco cosa c'entra, che dice che riceverò i soldi con la Western Union, non c'entra proprio una mazza. E dice questa qua è una donna a cui spedire il tutto. Boh, va bene. Poi mi arriva John Cole, che mi dice, sempre lui mi dice, ciao amico, ho ricevuto l'avviso da PayPal, dal customer care di PayPal, con la conferma dell'email che il pagamento è stato fatto, totale 1550 euro, 1200 per l'articolo e 300 per le spese di spedizione e 50 per le spese Western Union. Generosissimo questo. Lui mi conferma praticamente che me l'ha spedito, no? Sempre subito dopo mi arriva questa altra mail. Guardate che bello, eh? Sembra proprio uno spedizioniere questo, eh?
Dice, questo è il Keystone Courier Service, io contattandolo per la spedizione. Guardate l'indirizzo sotto, dice, e mi dice tutto, 300 euro, eccetera, eccetera, con delle belle foto, mi fa capire che oh, esiste questo car courier, che poi cosa c'entra? Vabbè, lasciamo stare. Keystone, e manda poi le foto di un noleggio di, bah, vabbè, inglese. Guardiamo un pochettino la mail. keystonecourier@mailtoworld.com. Cacchio, sempre mailtoworld.com. Ma che stranezza. Sia quello che compra che il corriere hanno lo stesso dominio. Ma seguiamo, andiamo a vedere. Qua invece di nuovo PayPal, che mi dice, guarda che ti sono arrivati anche... Allora, vogliamo sapere... C'è cosa sta succedendo, perché hai ricevuto gli affari, però c'è qualcosa che non va, tipo, tu non spedisci niente, non hai contattato lo spedizioniere, come mai? Sempre arriva, ma lo stesso giorno, dice, ciao, perché non rispondi? Se non mi rispondi oggi in merito al trasferimento, mi dispiace, ma non posso fare nient'altro che agire legalmente contro di te con PayPal, perché i soldi sono ancora lì bloccati, aspetta di leggermi subito. E addirittura service PayPal che mi dice, oh, attenzione, guarda che l'azione legale, la mia vita, your life is a, la mia vita è a rischio. Pensa un pochettino. Praticamente, com'è sta faccenda? Che non hai contattato ancora? Guarda che chiamiamo l'FBI, vedete? L'FBI, come se a uno che è fuori dall'America l'FBI possa fare qualche pippa. Cioè, a me fanno ridere queste cose. Ovviamente sempre wireless online assistant @mailtoworld.com. Dice, oh, mi raccomando, se no viene fuori un casino. Ovviamente a questo punto l'ho mandato a fanculo. E questo poi diceva che era in Iran, invece io ho visto che era in America. Cosa succede? Questi qua vi terrorizzano, dico, come cacchio non me lo stai spedendo? Guarda che non hai contattato il mio corriere. Alla fine cos'è che volevano? Lui mi ha mandato 1200 euro più 300 più 50 via con PayPal, però i 300 euro dovevo, di quei 1500 dovevo io mandarli allo spedizioniere. Lui me l'ha mandato in anticipo, 350 euro, cioè 300 più 50 per Western Union, e devo andare alla Western Union e pagare lo spedizioniere con questi 300, intanto mi ha già dato 1550. E questo spedizioniere chi sarebbe stato se non lui stesso? Quindi state attenti se vi mandano richieste per comprare della vostra roba, mandano dei soldi in anticipo che poi dovete pagare voi, no? Assolutamente non, insomma, non state attenti di più, soprattutto perché ricordatevi una cosa. È facile fare una mail che sembra così, sembra che vi arrivi direttamente da PayPal, che ci vuole, però l'indirizzo non è quello che ci vuole mettere, powered by PayPal, vedete, bellissimo, scrivono anche, cioè, sembra tutta una cosa, però non è PayPal. Per sicurezza, se ci fosse anche qualche link da schiacciare per andare a vedere il vostro conto, no, non fatelo voi. Prendete il vostro browser e scrivete www.paypal.it. Guardiamo. E andate, mettete il vostro indirizzo, la vostra password. Vediamo un po' se entro, se non entro. E andate a vedere se avete dei soldi, se ve la mandate effettivamente. Ma fatelo sempre, come avete sempre fatto. C'ho zero. Non sono arrivati i 2550, porca zozza. Quindi controllate, se avete anche, volete togliervi ogni dubbio, se magari vi verrebbe da dire, ma secondo me magari potrebbe essere, no, potrebbe essere una fava, è una truffa, e ci provano sempre. E me ne è arrivata un'altra, l'ho subito mandata a cagare perché non c'avevo voglia di perdere tempo a starci dietro. Mi raccomando, se vi dicono, guarda, ti diamo tanti 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 soldi, ti facciamo vedere
su PayPal o un'altra parte che te l'abbiamo mandati, però tu parte di quei soldi, prendili e spediscili qua. No. Se volete pagate voi lo spedizioniere, non c'è problema. In ogni caso comunque sono anche scemi perché mandano. Non stanno nemmeno a leggere l'articolo che vendo, se è un portatile, un notebook, un conto. Ma se è una struttura metallica enorme, come volete che ve la spedisco? C'è anche scritto che non spedisco, ma loro usano delle cose prestampate, non stanno nemmeno a leggere qual è l'articolo, chi è quella. Vanno così. Quindi mi raccomando, all'occhio. Ok? Mi raccomando, se per caso vi ho salvato da qualche truffa, ringraziatemi, fatemi un regalo. Buona giornata, alla prossima, al prossimo tutorial.